I requisiti di autenticazione, integrità, non ripudio e valore legale che contraddistinguono la firma digitale da una semplice firma elettronica sono garantiti da un sistema a crittografia simmetrica o a doppia chiave, una privata e una pubblica. Con la chiave privata, chi sottoscrive codifica il documento elettronico da firmare. Con la chiave pubblica, il destinatario verifica la provenienza e l'integrità del messaggio ricevuto. Quando firmi digitalmente un documento elettronico, metti in atto un complesso processo composto da tre fasi principali, di cui in realtà si occupa il software di firma di Aruba. Ecco cosa succede. Il software genera l'impronta digitale a partire dal documento informatico, tramite un algoritmo matematico di hash. Ogni impronta è unica e non invertibile, e questo assicura che eventuali modifiche al testo sottoscritto non passino inosservate. Genera la firma digitale. L'impronta digitale generata in precedenza viene cifrata con una chiave privata, in modo da legare la firma sia al sottoscrittore che al testo sottoscritto. Ed ecco che la firma è stata generata. Infine viene apposta la firma. E il destinatario del documento? Lui riceve il documento firmato e attraverso il software di Aruba per la verifica della firma digitale, tramite il certificato collegato al documento firmato, risalirà la chiave pubblica del mittente. Mediante la chiave pubblica viene decifrata la firma digitale, che produce l'impronta del documento. A questo punto il destinatario, grazie alla funzione di hash sul documento firmato, genera l'impronta e se le due impronte coincidono, si avrà la certezza che il documento ricevuto è integro, autentico e firmato dalla persona titolare del certificato. So che le procedure che ti ho appena descritto sembrano molto complesse, ma con i software di Aruba sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti per te, l'apposizione di una firma digitale sarà un'operazione di pochi semplici click. Vuoi sapere di più sulla firma digitale? Guarda il prossimo video.